Siamo giunti all'appuntamento con Digital News 24 sulla vicenda di Verità e Giustizia per Irene Palacino. Non abbiamo ancora notizie da parte della Procura della Repubblica di Grosseto, che è la prima interessata, sull'apertura delle indagini e quindi sulla nomina del pubblico ministero. Per questo motivo, come avete sentito nelle varie dirette da me fatte, abbiamo chiesto l'incontro col Presidente della Repubblica perché, come garante della Costituzione, ci garantisca l'interessamento su questa vicenda e controlli da vicino e in prima persona come stanno le cose. Vogliamo arrivare a fondo. 1978. Giorgio Corbelli, vittima del terrorismo a Roma. 2023. Il nipote Alessandro Corbelli e la donna Irene Palacino attendono l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella prima di diventare vittime della mafia.